Grazie anche da parte mia, per presentare questo rapporto, che come detto la relazione che mi hanno piaciuto, è frutto di un lavoro consistente di un sistema nazionale della protezione dell'ambiente, di tutti i colleghi che si trattano, anche di collaborazioni scientifiche e istituzionali, anche esterne al sistema. A me piace sempre iniziare le presentazioni definendo e chiarendo di cosa stiamo parlando. Quindi, che cos'è il consumo di suolo? Potrei dare definizioni più o meno ampie e tecnicamente fondate. Volevo farlo soprattutto evidenziando alcuni esempi e di trasformazioni di consumo di suolo che sono avvenute nell'ultimo anno nel nostro paese, di vario tipo e in varie parti del territorio. Sicuramente una delle principali cause del consumo di suolo è la rete dell'incremento, la crescita della rete di infrastrutture. Stiamo parlando sia di grandi opere, in questo caso vediamo anche della detenuta Arenta. Nell'ultimo anno questi cantieri hanno consumato 127 ettari nelle province di Treviso e Vicenza. Dall'inizio della cantierizzazione abbiamo arrivato a 477 ettari. Questa opera. Ci sono altre opere che sono nel corso del nostro paese, in questi anni, come il sistema dei casali, che hanno nel 2017 il primato, chiamiamolo così, per maggior incremento in ettari di consumo di suolo. Gran parte di questo incremento è dovuto al primo lotto del terreno Brennero, del 74 ettari, che è inciso su questo piccolo comune. Un altro esempio, in questo caso l'ampliamento della Unione Provincia di Firenze, 8 ettari di trasformazione, e poi ovviamente abbiamo, oltre alle grandi opere, anche piccole infrastrutture, reti di strade di voli, che singolarmente sono dimensioni più ridotte, ovviamente, ma che complessivamente sono tutt'altro ben influenti nella stima totale. E poi ovviamente le infrastrutture non sono l'unica necessità infrastrutturale delle infrastrutture stradali, ma sono anche altri elementi, ad esempio e altre superfici. Quest'altra trasformazione che invece faccio vedere, qui andiamo a Vercelli, in Piemonte, è la trasformazione, scusa, della struttura più significativa che abbiamo rilevato nel 2017. Questo è un logistico magazzino, stiamo parlando su 40 ettari, soltanto questa trasformazione, per dare un'idea di cosa stiamo parlando, questa dimensione qui che vedete nella diapositiva è 40 km, quindi l'immagine comprende esattamente del quanto è estesa questa trasformazione. La logistica è sicuramente un fattore di trasformazione importante del nostro territorio. Ma ovviamente ci sono anche centri per le opere del commercio, dimensione magari di prodotta, zone ampiamente industriali, come in questo caso, che avvengono sia in studi recentemente urbanizzati, sia un'area che ci può abbastanza. Poi c'è il tema dell'edilizia residenziale, non solo, terziaria, che avviene prevalentemente attraverso il processo di densificazione urbana o attraverso l'espansione a diverse densità del centro urbano, del tessuto urbano esistente. In questo caso c'è un'espansione di una bassa densità di edilizia residenziale familiare nella provincia di Roma. Ovviamente ci sono anche altre situazioni particolari che abbiamo rilevato, in questo caso stiamo vedendo le situazioni di agenti di utenza a seguito del sisma del centro Italia, qui siamo alla matrice, e queste sono superfici che hanno sicuramente significative che potrebbero essere destinate a seguito delle emergenze. Ci sono anche attività edilizie legate all'attività agricola, siamo un po' più bello, e poi altre situazioni sicuramente non trascurabili e un contributo di attività estrattive, che sono diverse sul territorio, e anche altre situazioni di cantieri che sono sicuramente in gran parte destinate a essere rimesse anche in futuro. Vedete un esempio di un bacino di nominazione del fiume nella provincia di Vicenza, e questo è l'ultimo esempio che vi ho fatto vedere, qui c'è la situazione opposta, c'è un recupero del suolo, una linea
di cantiere, in questo caso una cantiere di casse di espansione che è stato recuperato nel corso dell'anno. E nel quest'anno abbiamo quindi valutato in maniera più accurata per gli altri anni il contributo anche dei processi di fertilizzazione verso il processo di valutazione di suolo netto del cimitero dell'Unione Europea. Abbiamo anche modulato un po' la definizione del contributo di suolo, escludendo alcune tipologie sulla base soprattutto della discussione parlamentare del scorso anno, quando è stato avviato il futuro, e quindi escludendo ad esempio le attività legate all'agricoltura che mantengono una permeabilità o quantomeno una naturalità del suolo, stiamo parlando ad esempio di riserve permanenti non alimentate, o di bacini di diversione e altre situazioni di difese pubblicate. Questo per dare intanto un'idea di che cosa stiamo parlando. Adesso volevo velocemente andare invece ai numeri del nostro rapporto. Nell'ultimo anno abbiamo valutato i 5.200 ettari netti, secondo la definizione che ho appena dato, il consumo di suolo. Stiamo parlando di un metro quadrato ogni secondo, che considerando le istruzioni che abbiamo detto in agricoltura, riteniamo che la stabilizzazione del fenomeno rispetto al passato. Chiaramente il fenomeno non si distribuisce in maniera uguale sul territorio, come vedete alcuni numeri, come alcune regioni abbiano livelli di trasformazione decisamente più elevati, sono riportate le regioni con l'aumento maggiore in termini assoluti, Veneto, Campania e Campania, e quelle con l'aumento minore in termini assoluti, che sono in grado da osservare la scala. Chiaramente, andiamo ad analizzare bene all'interno del territorio regionale cosa succede, la situazione è molto diversificata, abbiamo punti dove la crescita è stata significativa, e anche in questo caso sicuramente si legge bene il fenomeno che veniva accennato nelle presentazioni iniziali, in cui la ripresa, appunto l'inizio della crisi economica, sicuramente porta con sé anche una ripresa della velocità di trasformazione del territorio. Oggi quindi, con queste ultime trasformazioni, siamo arrivati a una copertura artificiale del territorio stimata in più di 23.000 km quadrati, 7,65%, che però ancora una volta si concentra su alcune zone del paese, che sono le alluvie, le fondate, le aree metropolitane, le coste, e come vedete le zone in queste indicate in rosso, con i colori più scuri della cartina sulla destra. Anche in questo caso la Lombardia arriva ormai a superare il 13%, seguita dal Veneto e dalla Campania. Altre regioni, l'unica regione rimane sul 3%, è ormai la Valle d'Aosta. Percentuali che possono sembrare ridotte, ma se ci confrontiamo con il resto d'Europa, vediamo che il valore è decisamente più alto della media, e l'Italia è tra i paesi che hanno consumato più suolo percentuale soprattutto per i territori sviluppati. Anche perché poi il nostro territorio è soprattutto un territorio diverso da quello di molti altri paesi, e c'è da dire che se guardiamo la velocità di trasformazione, gli ultimi dati disponibili a livello europeo ci dicono che l'Italia in questo caso sale sul podio in termini di incremento medio della superficie territoriale, e perché l'Italia ha soltanto lì che sta anche il ciclo, quindi sicuramente non è un buon risultato questo per il nostro paese, e questo ha portato a situazioni che sono quelle che i nostri numeri evidenziano con chiarezza, per cui il consumo di suolo che in realtà è in basso anche aree dove sarebbe dovuto essere quantomeno evitato, stiamo parlando di aree appunto osservate, della Fane, Corpo la fascia costiera, dove le percentuali sono decisamente più elevate, e anche nell'ultimo anno noi abbiamo questi 5.211 ettari netti rilevati, sicuramente la gran parte di queste trasformazioni avvengono già di pianura, come dicevamo prima, in una voce minore con linea montagna, con aree molto mezzo, ma avvengono anche in aree hanno sottoposto a qualche regime di tutela o di vincolo, anche se parziale, quindi stiamo parlando di aree protette, della fascia costiera, di zone anche dove sta l'Italia, la Francia, di zone intitolate della tutela paesaggistica, anche in queste aree, che non vuol dire che sono necessariamente costruzioni abusive, sono anche costruzioni legittime, anzi in alcuni casi è necessario, vediamo se i cantieri la cimitalizzazione, come ho fatto prima, sono essenziali per la mitigazione del fenomeno del rischio, ovviamente. Ho messo per la chiarezza la percentuale della quota di edifici strutturali di trasformazione rilevata nelle variabili, che comunque, come vedete, oscilla intorno al 14-17% nazionale con un top
portava a riabilitare anche queste aree. Sicuramente è importante capire se comunque questi fattori di tutela e di vincolo hanno limitato più o meno le trasformazioni. Quindi abbiamo definito e utilizzato un altro indicatore che è quello che chiamiamo la densità del flusso di suolo, cioè anche qua perché per ogni ettaro sono stati trasformati nell'ultimo anno. A livello nazionale abbiamo 1,73 eventuali ad ettaro. Come vedete, le zone rosse sono quelle dove la trasformazione, la densità della trasformazione più elevata della media nazionale, e sono invece quelle dove la velocità, la densità della trasformazione è più ridotta. Sicuramente quindi c'è un fattore di limitazione di suolo in alcune aree, ma è potente, e non sulla saltana, sì, che non è giusto, se alcune aree significativo di altre, in altre aree invece questo fattore sembrano esserci, anzi, ad esempio la fascia costiera, la velocità della Europa media, e si dà la trasformazione addirittura più elevata della media nazionale. È interessante anche capire il contributo delle diverse tipologie comuni alla trasformazione dell'ultimo anno, e in questo caso vediamo che l'incremento maggiore in termini assoluti e complessivi è dovuto proprio ai comuni piccoli e molto piccoli. Quindi sotto i 5.000 e 10.000 abitanti, complessivamente nell'ultimo anno hanno avuto un incremento maggiore del consumo di suolo. In termini di densità, in realtà per i comuni molto piccoli, quelli sotto i 5.000 abitanti, hanno una densità di cambiamenti minore della media nazionale di 11, ovviamente sono parlando di zone con una popolazione molto, molto bassa, e densità di popolazione molto bassa. E diventa così come siamo molto lontani dalla tecnologia zero all'inizio del consumo di suolo che si chiede l'Unione Europea. È importante, come quello che dicevo prima, capire com'è rispetto alla popolazione, quindi la domanda che è ora del suolo artificiale in Italia, e quindi fare un esercizio di ancora che è il consumo marginale di suolo, ovvero la relazione che c'è tra il nuovo consumo e gli abitanti. Questo analisi ovviamente studiamo una buona parte dei comuni che addirittura hanno prodotto la popolazione nell'ultimo anno e hanno aumentato il consumo di suolo. In questo caso vediamo che il contributo ancora una volta dei piccoli comuni è significativo rispetto alla media nazionale in relazione a nuovi abitanti insediati. Si muove sicuramente un problema delle cosiddette aree interne, che penso che il nostro moderatore dovrà ancora sottolineare nella parola appunto successiva. Anche in questo caso mi preme ricordare un altro obiettivo, questa volta delle Nazioni Unite, che ci chiedono di azzerare o di allineare il consumo di suolo rispetto alla crescita demografica. Questa volta è nel 2030, quindi in una situazione di non crescita demografica, di fatto questo è un obiettivo di azzeramento che viene anticipato rispetto al 2050, in assenza di una crescita demografica. Che cosa abbiamo perso nell'ultimo anno? Abbiamo perso sicuramente moltissime aree agricole. Gran parte del consumo avviene proprio in queste zone. E qua, quasi, sono aree agricole di vario tipologia, altre aree con vegetazione pace e con industria. Per fare cosa? Fondamentalmente abbiamo suddiviso il consumo permanente e il consumo reversibile. Con il consumo reversibile abbiamo tutta una serie di situazioni che potenzialmente potrebbero essere ridotte nel futuro. E il consumo permanente, dove queste trasformazioni sono ormai irreversibili. Che cosa succede a questo consumo irreversibile? In gran parte di cantieri. In realtà questi cantieri poi, ora, una volta, saranno trasformati in giudizio verso trasformazioni irreversibili. Tutto questo ha un costo, diceva la sua introduzione segreta. Quello che viene aperto a costi nascosti, che abbiamo pensato di valutare per l'impatto che questo consumo di suolo ha sui servizi sistemici. Pensate che negli ultimi 5 anni, a causa dell'aumento dello scemamento dovuto alla maggiore impiantazione del suolo, abbiamo stimato 200 milioni di metri cubi l'anno di maggiore scemamento, maggiore quantità di acqua che in qualche modo non si infiltra nel suolo. Abbiamo anche stimato 1,5 milioni di tonnellate di carbonio perse dal suolo a causa delle trasformazioni degli ultimi 5 anni. E abbiamo stimato un aumento della temperatura, in particolare nelle aree più artificiali, nel nostro territorio, nelle aree urbane. C'è ovviamente un impatto significativo sulla produzione agricola, ovviamente il suolo è un motore fondamentale, e un impatto importante sulla frammentazione e sulla perdita di altri di crescita. Un costo complessivo, come anticipato,
viene stimato circa 2 miliardi di euro l'anno soltanto a causa delle trasformazioni negli ultimi 5 anni. Che cosa vuol dire questo futuro? Vuol dire che se non poniamo un freno a questa situazione, noi andremo a avere da qui al 2050 l'obiettivo, come dicevo prima, di aumentamento di suolo imposto dall'Unione Europea, a consumare altro territorio. Quanto dipende dalla velocità con cui trasformeremo il suolo nei prossimi anni. Se dovessimo tornare ai valori pre-crisi, quindi ai valori degli anni 2000, della crisi economica, noi addirittura andremo a costruire altri 8.000 km quadrati. Evidentemente un ampliativo che non possiamo permetterci. Non possiamo permetterci, a mio modesto avviso, anche un semplice prolungamento della velocità attuale della linea gialla che porterebbe a 1600 km quadrati ulteriori di suolo artificiale. Sicuramente quindi dobbiamo intervenire verso un contenimento o un arresto progressivo di suolo nei prossimi anni. Tutti i dati, come dicevamo, sono disponibili sul nostro sito, quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione. Allora, grazie al collega Munafò, già nel frattempo raggiunto avete visto il ministro dell'ambiente e della tutela dell'esteriore del mare Sergio Costa, che ringrazio per la costante attenzione che ha dedicato in questi primi 45 giorni di governo ai rapporti e più in generale al sistema che rappresentiamo, al quale ringrazio perché oggi ha fatto uno sforzo non da poco, perché ha trovato uno spazio in un'agenda molto complessa, e al quale cedo subito la parola. Lui mi ha già detto, ovviamente il partito non appena dovrà trattare con altri temi istituzionali senza alcun problema, cedo la parola rinnovando, signor Ministro, la disponibilità del sistema che rappresento per accompagnare dal punto di vista tecnico-scientifico l'azione della sua, del Ministero, del Governo e del Parlamento verso la nuova legislazione di cui sentiamo l'esigenza di prima nel mio intervento. Grazie ancora, cedo subito la parola. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Vi leggo questo momento. Prima perché sono arrivato e non è di abitudine, però non è avvicinato il 48 più che quelle che potete immaginare. E la seconda perché mi fa dare gli anni dopo che mi ha salutato, perché sono ricevuto la presidenza del Senato, che non mi ha aiutato, cioè un momento di rispetto istituzionale, è giusto che arrivi per settorare. Per cui mi chiedo scusa due volte. Sono venuto molto volentieri, però, anche se per un po' di dubbi, sono venuto molto volentieri perché intanto è giusto che il governo ci sia, per parlare di un argomento delicato, è giusto che ci sia il ministro dell'ambiente, libro del territorio, dedicato del mare, per questo argomento, che ci tengo molto particolare, ed è giusto che ci sia perché qua c'è l'Istra che parla. E l'Istra è il braccio del Ministero dell'Ambiente, non dimentichiamo che è sostanzialmente quello che fa uno di quei soggetti istituzionali, che parla di ambiente sul territorio anche attraverso il sistema scienziato. Quindi non volevo mancare, desideravo esserci. Detto questo, perdita di suolo, consumo di suolo, io aggiungo spreco di suolo. Noi abbiamo un'ottima norma, non passata per poco, era l'ultimo inizio della scorsa legislatura, lo rammento sempre, un'ottima norma nel senso che una di quelle norme era svaldata positivamente da tutto l'arco costituzionale. Per cui, come sempre, quando si parla di ambiente, non ci sono colori, non ci sono appartenenti, non ci sono steccati, l'ambiente è quello che viviamo tutti i giorni. E questo è un elemento dal quale ripartire, cioè quella norma è una norma importante. Secondo me va aggiustata in alcuni passaggi, però ripartiamo da quello, non dobbiamo andare a ciò che è stato fatto nella scorsa legislatura, ma è un buon lavoro, e quello è un buon lavoro. Qualche cosina va aggiustata, almeno nella idea, poi ovviamente il Parlamento sovrano valuterà che cosa sistemare, diciamo, che cosa la superficie era guagliata, ho detto qualche dato, che ho stato con piacere l'intervento del dottor Sproti, ma di me, 52 km quadrati su base acqua, se non ricordo male, come superficie era guagliata, nella base di 54,2
diciamo 52 chilometri quadrati, è tanta roba. È tanta roba, la prima domanda è, cioè possiamo permettere in un paese che ha tanta fragilità come l'Italia? Secondo me no. Non è ricorda, la risposta è concreta, secondo me no. Possiamo considerare che un altro dato che ci allarma, la perdita dei servizi ecosistemici, nel record ISPRA, è praticamente il 90% rappresentato dalla regolazione del regime ecologico. Quindi praticamente il 90% della perdita dei servizi ecosistemici è collegata all'impermeabilizzazione del suolo e quant'altro nel clima. Di nuovo la domanda retorica, ce lo possiamo permettere in un paese con tali fragilità, un paese che ha, lo dico spesso, lo ripeto anche qui, che ha il 20% di pianura, il circa elevato a braccio, il 40% di collina, media collina, alta collina e il 40% di montagna, dove però la popolazione è al contrario collocata. Cioè il 20% della popolazione italiana vive in quell'80% di collina, alta collina, montagna e l'80% della popolazione in quel 20% di area costruita montana. Quindi è un paese che ha l'80% poco abitato, ma principalmente molto fragile. Più ci possiamo permettere di non considerare queste cose? Altra questione. Ci possiamo permettere delle aree in particolare urbane, le aree delle città metropolitane, delle aree urbane, quelle a più alta densità, come ho detto prima, di popolazione, di avere degli spazi non ben utilizzati? Possiamo rigenerare degli spazi prima di costruire nuovi, cioè identificare del nuovo? Io ho un virgolettato della Commissione Europea del 2002, quindi non di ieri mattina, che rileva che il suolo è una risorsa vitale e fondamentale non rinnovabile. Tra l'altro, quando c'è identificato è praticamente recuperabile come suolo. E questi sono elementi sui quali la politica, che per lui si chiama polis, e quindi polis è l'arte del governare, ma io lo traduco nella mia etica come la gestione del bene comune, secondo me non può dimenticare. Se no non è l'arte di governare, io è arte di occupare una posizione. Non mi pare che sia proprio la stessa cosa, no. L'arte di governare è fare gli interessi del bene collettivo prima degli interessi del bene privato. Mi sembra che rispetto ai dati che vi sto fornendo, che voi conoscete senz'altro meglio di me, questi elementi siano insuperabili. Bene, cosa mi piacerebbe vedere in questa norma nuova che immagino, la norma vecchia taglia andata, mettiamola così, per poterla poi vedere, poteva vedere questa nuova legislatura, fermo restando ciò che il Parlamento sovrano dovrà decidere. Beh, mi piacerebbe per esempio appunto parlare anche di spreco di suolo, mi piacerebbe anche introdurre il concetto che alcune zone, e lei ce l'ha detto poc'anzi, alcune zone in particolare attenzione o fragilità italiana, ci sia un'ulteriorità attenzione da parte, un'ulteriore attenzione da parte dello Stato, quali sono le cosiddette zone protette. Attenzione, per zone protette non intendiamo solo quelle che uno può immaginare a braccio, i parchi nazionali, i parchi regionali, cose di sempre, anche quelle, fuori discussione, zone sismiche, zone franose, zone costiere. Per me sono zone particolarmente protette nel nostro territorio, dove guarda caso, in base alle statistiche che lei ha mostrato poc'anzi, sono delle zone particolarmente aggredite. Ieri ero sul mio vesuvio, consentitemi di visto che sono parlato di tanto, sul mio vesuvio parlando di un altro argomento, ma hanno dimenticato le case costruite quasi a due terzi del percorso che ci porta al Gran Colle. Ha senso? Questa è la domanda che ci pone. Ha senso? C'è una richiesta legittima del cittadino? Non si discute, però è anche vero che ci sono tanti altri luoghi per quelli che rispondono a quell'esigenza legittima del cittadino, inutilizzati, mal utilizzati, tra virgolette, quando io dico consumo di suolo,
barra spreco, sprecato, ed è là che dobbiamo andare a venire. Allora forse quando si parla, non intervengo sulla musica, nel caso di invece è quello troppo, rimane procedere su altri percorsi, io non ho avuto altre persone in generale, più che nelle persone, però che la mia proposta non risposta a qualsiasi gruppo, perché abbiamo concreti esempi che funzionano bene in questo modo, però gli abbattimenti hanno discorso, ma fino a un certo punto hanno discorso. Allora mi piacerebbe immaginare che prima di cementificare, di costruire, si faccia il cosiddetto bilancio ecologico comunale. Qual è il costo ecologico? Attenzione, il costo ecologico non è un costo economico ordinario. Si inseriscono nei meccanismi di costo ecologico altri parametri che significano in un certo modo allargare lo spettro della visione che si chiama costo sociale per i cittadini. Questo è l'elemento per me nuovo da inserire nella legge. Non è un costo del comune, tra virgolette, è un costo della società. Guardiamo da un altro punto di vista. Quando io dicevo prima, vi proponevo in modo ovviamente retoricamente provocatorio, e la risposta era: ci possiamo permettere lì, ci possiamo permettere lì. La risposta è: non ce lo possiamo permettere. Dentro queste due domande retoriche c'è la risposta: ma allora che cosa possiamo fare? Dobbiamo sempre limitarci al concetto di costo ordinario, quello in cui molti di noi hanno superato uno o più esami all'università. Molti di voi immagino, io me lo ricordo qui gli esami all'università, mi ricordo. E quando mi ricordo con il professore, non è con il Stefano, della Federico II, in economia, gli dicevo che secondo me bisognava parlare di altri costi, mi diceva sì, ma non c'è scritto niente, però ha ragione. Non vorrei dire che la ragione l'ha un italianese, però hanno detto certe cose, perché forse è arrivato un momento di dirci che ci sono altri costi. Che poi sottolineiamo con i gestivi uscenamenti, qualcuno ci ha visto per le giornate stamattina. Vedete? Ci sono queste cose. Allora, per carità, non è che il paradigma ambientale, l'ho detto la prima volta che sono in questa stessa sala, che si parlava di altro argomento, il paradigma ambientale va cambiato. Se l'ambiente appartiene a tutti, se l'ambiente di tutti non ha colore, non ha seccato, cambiamo il paradigma ambientale, che è un altro modo di concepire la tutela dell'ambiente e del territorio. È il modo di mettere l'ambiente al centro della nostra attenzione. Guardate, allora, che non è retorica questa, perché poi si deve dimostrare i fatti concreti. Allora, quando io leggo per esempio la legge, mi piace molto, io aggiungo che ci vuole il concetto di elevato valore ecologico in talune zone del nostro paese da introdurre in questa legge. C'è da introdurre il concetto di bilancio ecologico in questa legge, a mio parere. Poi il Parlamento sovrano valuta lui che cosa vuole fare, ma anche per esempio, io mi sono appuntato, questa è la mia calligrafia, vediamoci. Me lo sono appuntato io, mi assumo la responsabilità di quello che mi sono appuntato, di riferirmi. Disporre l'acquisizione dell'ufficio delle cotizzazioni abusive a favore del demanio. Chi di noi proviene da una parte del territorio se non in tantissimi casi non ci sono state cotizzazioni abusive? Mi dite se non è consumo spreco che sono anche quello? Lo è ancora di più. È sufficiente quello che stiamo facendo? No. Bisogna andare oltre. Bene. Come faccio ad andare oltre? Mi acquisisco quel bene, già così, lo do a denaro perché soddisfi altri tipi di esigenze, se non ci sono condizioni di invece in più quel bene va diversamente abbattuto che altro. Aggiungo, dove ci sono, con la nuova legge per esempio, dove ci saranno delle autorizzazioni non ancora date ma in fine che non ci convincono, dobbiamo fermare. Non c'è un'aspettativa giuridica tutelata, non lo fare, ed è giusto che non lo faccia. Ma dove si può fare, lo facciamo. Riguardate che tanta roba, chi proviene da voi, di voi dal territorio, lo sa bene quanta roba c'è.
Allora, concludo il mio intervento, se vuoi il Presidente del Senato di Italia. Nel mio modo di dire scusa, perché non è mia abitudine quello di venire a parlare a male, non sono un tipo di persona, io chiedo a tutti di aiutarci ad aiutarci di nuovo, di fare il gioco delle parole. Se veramente l'ambiente è al centro della nostra attenzione, se veramente il paradigma ambientale, non lo diciamo teoricamente, non lo diciamo con convinzione, deve essere un altro, vi parlo con lo slogan, se non ora quando, se voi mi dite quando, accetto il confronto. Io vi dico se non ora, ieri, invece. Perché se noi diciamo se non ora quando, rispondiamo non appena, quel non appena vuol dire che ci siamo rendendo vicino. Io vi dico, per la mia, i miei 30 anni di servizio allo Stato, se non ora, ieri. Siamo arrivati già tardi, ma ancora siamo in tempo. L'ho letto dall'Oterpediana di, non ricordate che è l'Oterpediana, per l'amore del mio popolo non tacerò, ero lì, e allora, per l'amore del nostro popolo ci vogliamo fermare e ripensare al paradigma ambientale o ci vogliamo prendere vicino? Ognuno di voi si risponda, si faccia questa domanda e si risponda. Io non sono fatta, mi sono risposto. Grazie. Grazie al Ministro. Allora andiamo avanti con il programma che adesso prevede la premiazione del concorso fotografico come grande territorio. Sempre un fotografo che illustra il percorso fotografico. Sì, come annunciato, noi abbiamo lanciato quest'anno un corso fotografico aperto a tutti, sono arrivate diverse immagini, molte immagini, devo dire, anche molto significative in buona parte. Abbiamo selezionato alcune che trovate pubblicate direttamente sul nostro rapporto e le faccio vedere partendo da quella che è stata selezionata per la copertina del rapporto, una foto che sono accovate, che vedete tra video, e poi altre foto che sono Alessandria, Carlo Porto, il cantiere della Benemontana, Rebita, che in questo caso, come vedete, voi spesso le segnalazioni ripetono il nostro lavoro e conferma il nostro lavoro dal territorio da un altro punto di vista, una foto che avremmo svolta, e un'altra foto dello stesso, di un altro cartiere della stessa tasca di cura di Paolo Menini. Infine un esperimento industriale a Savona, foto di Gianni Ciallo, e un nuovo edificio a Bari, foto di Marina e Giovanni. Queste sono le foto che noi abbiamo ritenuto più significative e belle anche, e quindi invito i presenti autori delle immagini, sono tre persone, se non male, a venire qui sul palco.
Adesso quindi è il momento della tavola rotonda, c'è un altro relatore, quindi ci vuole dire il posto, che è Luca Martinelli, sta arrivando, e intervengo l'onorevole De Rosa, l'onorevole Chiara Braga, il senatore Luca Vittinerelli, non so se ci sono, l'onorevole Paolo Russo e l'onorevole Rosse Bandoni. Prego, per piacere. Ripartendo, sta ripartendo, ce l'hanno detto i dati, ce l'ha detto una foto,
con la sua ricerca, ci ha detto l'ISPRA, sono tutte le aree di maggior valore, cioè le pianure, da dove possiamo produrre cibo, una problematica che avremo nei prossimi anni. Da sapere che sta diventando sovrappopolato e la ricerca di aree fertili è in aumento. Sono le aree più di valore del nostro paese e il consumo di suolo continua, è stato detto anche dal ministro, nelle aree a rischio di esondazione, nelle aree protette. Quindi questo ci dice che abbiamo una legislazione che non funziona in questo momento, perché appunto non andiamo solo a consumare aree di facile edificazione, ma andiamo proprio anche a non tutelare i cittadini, ma alle volte troviamo ospedali, caserme, scuole in aree non protette. Io mi chiedo chi possa aver dato l'autorizzazione di queste costruzioni, perché poi bisognerà anche arrivare un giorno a chiudere il cerchio e capire come si è andato a poter edificare in aree dove c'è rischio per la vita delle persone. Questo dovremmo probabilmente per affrontarlo con un'altra proposta di legge. Abbiamo il consumo di suolo che sta aumentando anche nelle città. Io venendo adesso sono consigliere regionale in Lombardia, Milano, la mia provincia, c'è un consultorio che si sono liberate delle aree verdi con gli scali ferroviari, delle aree come Piazza d'Armi, si sono rinaturalizzate negli anni, e il primo pensiero per fare cassa, perché ci sono pochi fondi, perché è sempre andata così un po' per la storia, è di cercare di valorizzarle. E come si valorizzano? Non valutando i servizi ecosistemici che queste aree stanno dando al paese, alla città, alla qualità dell'aria, alla qualità di vita, ma andando a valorizzare economicamente con la cementificazione. È qualcosa che non possiamo più permetterci. E infatti sottolineo la questione dei servizi ecosistemici, questa ricerca è stata portata avanti. Parliamo di milioni di euro e non contabilizziamo i costi. Se io quando vado a valutare quanto mi costa un edificio, non devo andare più a valutare solamente il costo del materiale, il costo del terreno, il costo delle tasse, ma andare a vedere anche i costi negativi sanitari e i costi negativi ecologici che ricadono sul territorio e che ricadono su tutti i cittadini. Ripariamo noi nella vita di tutti i giorni, non ce ne accorgiamo sulle varie componenti che si sparano sulla vita di tutti i giorni, sulle spese di tutti i giorni. La legge è stata sostenuta da tutti, sì, è stata sostenuta da tutti come principio, poi i contenuti erano più svariati, diciamo, dalle varie parti. Io credo che adesso non ci sia da star lì a sottolineare piccole differenze di veduta. Adesso bisogna mettersi tutti uniti a lavorare e trovare le soluzioni che possono essere condivise. Dobbiamo limitare la speculazione, dobbiamo limitare il consumo di suolo, bene. Aiutiamo anche le imprese, incentiviamo il recupero delle aree dismesse, incentiviamo la rigenerazione urbana. Diamo una mano a chi è del settore, non stiamo facendo una guerra ai costruttori, non stiamo facendo una guerra a chi lavora sul territorio nell'edilizia, stiamo facendo una guerra a chi vuole speculare sulle spalle degli italiani, mentre vogliamo aiutare chi vuole investire sul territorio per renderlo più efficiente dal punto di vista energetico, per riqualificare aree delle nostre città, per